Bene, ringraziamo Giuseppe Spadaro per questa canzone di Jamie XX Girl. Intanto ti chiedo questo, Giuseppe. Allora, i lavori della consulta, cioè come state lavorando, che cosa state producendo dalle commissioni? Allora, intanto dalle commissioni stanno uscendo diversi progetti, ancora diciamo in una fase, se vogliamo, sperimentale, però stiamo lavorando su diversi aspetti, per esempio su quella ambiente, stiamo cercando di fare un progetto con la differenziata, su quella dell'edilizia scolastica già è stato aperto uno sportello sull'edilizia che insomma, chi ci sta ascoltando, consiglio a tutti di visitarlo su Facebook e magari di segnalare anche i problemi. Stanno cercando di fare una specie di schedario dei problemi che insomma ci sono dei problemi di edilizia che ci stanno a Roma e provincia. Per quanto riguarda invece la Commissione Arte e Cultura, stiamo cercando di fare una serata, un pomeriggio in cui possiamo, come dire, raccogliere tutte le band emergenti di Roma e fare magari un contest. Ci stiamo muovendo su più fronti, anche per esempio nella commissione diritto allo studio, dove stiamo affrontando il problema appunto degli invalsi. Probabilmente presenteremo un qualcosa. Stiamo cercando di arrivare al meglio alla fine dell'anno, anche cercando di concretizzare. Bene, bene, bene. Intanto salutiamo Sabrina Cicconetti, che è la nostra mamma, non nostra, perché è giovanissima, che però si occupa della trasmissione Ascoltando si impara, e che ci chiede, insomma, sostanzialmente di ricordare Giuseppe Agnese Borsellino, che è venuto a mancare, la moglie del giudice Borsellino. Che appunto è venuta a mancare. Beh, la ricordiamo anche perché, come dice Sabrina, probabilmente da oggi potrà sapere la verità sulla morte di suo marito. Torniamo invece alle vicende di casa nostra. Tu sai bene che questa Radio Roma Futura si occupa prevalentemente di Roma Est e dei municipi che incidono anche sulla scuola 3, 4 e 5. Che sta facendo la consulta in questi municipi e magari nel terzo dove tu comunque vivi e studi? Allora, per quanto riguarda il terzo municipio soprattutto, nella consulta ci stanno due consiglieri nel consiglio di presidenza. Quindi diciamo che è ben rappresentata dentro al consiglio di presidenza il terzo municipio. Il terzo municipio ha poi una organizzazione stabile che è il coordinamento delle scuole, che si muove e che fa parte del movimento poi studentesco. Ultimamente stiamo cercando di muoverci per quanto riguarda le invalsi. È stato organizzato dal coordinamento terzo municipio dei genitori anche un incontro al Centro di Cultura Popolare del Tufello. Stiamo cercando, ora come ora, stiamo molto, molto interessati a questo tema qua. In realtà raccogliamo diverse scuole del terzo, il Nomentano, l'Orazio, l'Archimede, noi Aristofane e ci vediamo spesso, ci vediamo nel periodo insomma più caldo, ci vediamo anche una volta ogni 2 settimane per agire insieme nel territorio. È capitato anche di fare dei territoriali, dei cortei nel territorio e non dei spezzoni anche in manifestazioni più ampie al centro. E questo ci dà veramente una marcia in più. Io penso che il terzo municipio, insieme a tutti i municipi comunque che compongono Roma, da Roma un po' più a nord fino a tutta Roma Est, riescano a veramente imporsi fortemente su tutto il dibattito comunque studentesco romano, anche grazie all'Unione. Cioè, se non ci coordiniamo tra di noi, secondo me non riusciamo ad imporci, anche perché il movimento, comunque avere un peso nel movimento vuol dire anche avere un peso forte nella consulta e poter, attraverso poi la consulta e quindi attraverso il collegamento che ha con le istituzioni, fare veramente qualcosa di ottimo.
Bene, bene, bene. Senti, io ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Ditraglia la scorsa settimana. Quando io, 20, più di 20 anni fa, ero rappresentante di istituto, noi lottavamo contro la provincia per quanto riguarda la fatiscenza degli edifici. Poi, come voi, lottavamo contro il Ministero per i programmi. Però rimaniamo sulla questione degli edifici. Oggi che la provincia come entità non esiste e quindi noi protestavamo contro l'assessore, contro il presidente della commissione scuola. Oggi voi contro chi protestate? Allora, pure noi abbiamo sempre protestato contro la provincia perché fino ad oggi la provincia ha sempre gestito la scuola superiore. Cosa sta succedendo? Che adesso le province verranno, non c'è, sì, dovrebbero essere smantellate e quindi dovrebbero cessare. Si dice, ma questa è una cosa che ho sentito, ma non è nulla di preciso, che comunque le funzioni potrebbero passare al comune, a Roma Metropolitana. In realtà noi continuiamo a protestare con la provincia e non più col presidente, ma col commissario che adesso in questo momento gestisce tutto insomma, l'operato. Di questo ente amministrativo. Per quanto riguarda le ultime cose, per esempio, posso dire il caso della mia scuola o del Giordano Bruno. La mia scuola, per esempio, ha dovuto richiedere una succursale, una seconda succursale per poter ospitare i propri studenti e l'ha richiesta appunto alla provincia che ha mandato un architetto ed c'è stato il normale iter. Stessa cosa vale per il Giordano Bruno che ha avuto un problema, un guasto, se non sbaglio alla rete. Dell'acqua, non mi viene il termine preciso. Vabbè. Comunque, ha avuto diversi problemi nella struttura e sono andati anche loro a protestare alla provincia. Per ora rimane la provincia. Ci diranno cosa, a chi andranno le funzioni, anche perché in vista dei poteri della consulta provinciale, insomma, pure noi saremo i diretti interessati di questo cambiamento. Allora, per chi non conosce, la consulta provinciale degli studenti nasce nel 1996. Io posso portare testimonianza perché facemmo una lunga battaglia. Io stavo nell'UDS, lo dico francamente, all'epoca, sinistra giovanile anche, ovviamente, e facemmo una lunga battaglia appunto per arrivare poi nel 1996, dopo che io ero già uscito dalla scuola superiore. E comunque si arrivò alla costituzione della consulta provinciale. Essendo la consulta provinciale la prima istanza di rappresentanza oltre, diciamo, la scuola, quindi l'istituto, si rapporta in tutte le 110 province italiane, come appunto viene ricordato, e successivamente sopra c'è la consulta regionale. Dimmi se sbaglio. Ecco, dacci un po' un quadro di come è strutturata. Allora, oltre la consulta provinciale, diciamo dal punto di vista gerarchico, ci sta la consulta appunto regionale che raccoglie tutti i presidenti delle consulte provinciali e che elegge a sua volta un rappresentante provinciale che andrà al Consiglio nazionale delle consulte provinciali, che si riunisce, penso se non sbaglio, una o due volte l'anno. Ora non vorrei dire una fesseria, insomma, mi perdoneranno se ho fatto un errore. Comunque ci sta questo Consiglio nazionale che raccoglie tutti i presidenti, anzi i rappresentanti della regione, eletti a sua volta dai rappresentanti dai presidenti della provincia. Quindi ci sta questa scala, diciamo, gerarchica, organizzativa, che in realtà è abbastanza strutturata, non è così, come dire, destrutturata, non è così frammentario come può sembrare. Non sono le province da sole, ma ci sta questa struttura che ci consente di andare. Insomma, di continuare, di arrivare fino al livello nazionale. Perfetto, senti, l'ultima domanda, poi andiamo invece di nuovo in pausa musicale. La stessa domanda che ho fatto a Ditraglia. Secondo te l'Europa è un'opportunità per gli studenti, per la tua generazione, per colmare quel gap che esiste anche all'interno di una città, una metropoli come Roma, in cui i problemi di una scuola di periferia sono completamente differenti dai problemi di una scuola, diciamo, del centro. L'Europa può essere un grande veicolo per colmare anche questa distanza che c'è all'interno di una città come Roma, immaginiamo in Europa.
Ma l'Europa è fondamentale, naturalmente, per questa unione, per questo intento di eliminare le barriere. Perché? Per intanto per i fondi che stanzia per le situazioni più di disagio, o comunque per le situazioni soprattutto dell'edilizia in emergenziale, diciamo emergenziale, comunque in situazioni più di emergenza. Poi anche perché l'Europa dà una visione appunto europea, una visione globale, ed è fondamentale soprattutto per educare i cittadini. Secondo me non si può fuggire dall'Europa, cioè l'Europa è il cammino che abbiamo tutti dentro l'Europa, dentro l'euro, dentro questa visione che per esempio vuol dire anche Erasmus, vuol dire poter avere una tessera dello studente e poterla utilizzare in tutta Europa per avere diversi aiuti per quanto riguarda la visita ai musei, per quanto riguarda l'acquisto di materiale culturale, e questo vale in tutta l'Europa. Cioè, tutti quegli strumenti di unificazione che ci possono essere sul punto di vista agroalimentare, sul punto di vista amministrativo, valgono anche per gli studenti. E poter avere le facilità che ci sono in Italia, in tutta l'Europa, è sicuramente un elemento fondamentale. Molto bene, siamo pienamente d'accordo.